Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi faccio vedere come riparare una camera d'aria con un'altra camera d'aria. Qui abbiamo una camera d'aria forata, mentre di qua abbiamo un'altra camera d'aria un po' più vecchia, ma la possiamo utilizzare per riparare la nostra camera d'aria. Come? Tagliando con delle forbici un pezzo di camera d'aria e trasformarlo così in una pezza. Così praticamente ricicliamo una vecchia camera d'aria e la possiamo usare più volte per riparare appunto la nostra camera d'aria. Per fare l'operazione basta avere un paio di forbici da elettricista, tagliare a metà la camera d'aria così. Fala di dimensioni circa 5 cm, poi tagliamo a metà la camera così e anche dall'altro lato. Poi andiamo ad arrotondare la nostra pezza, cercando di farla tonda e togliere gli spigoli, perché gli spigoli si possono rialzare durante l'incollaggio della pezza. Cerchiamo di farla più tonda possibile. Ecco fatto. Mi raccomando, utilizziamo sempre una camera con le stesse caratteristiche di quella che andiamo a riparare perché dobbiamo ottenere lo stesso spessore della camera, perché una camera d'aria da mountain bike è leggermente più spessa rispetto a una camera d'aria da corsa. Poi con della carta vetrata oppure con una mola andiamo a carteggiare la superficie dove incollare la nostra camera d'aria, sia sulla camera d'aria da riparare, sia sulla pezza che abbiamo ritagliato. Ok, adesso utilizziamo un mastice classico da applicare sulla nostra pezza. Mi raccomando, mettiamo il mastice su tutta la superficie della pezza, molto importante. Poi anche sulla camera d'aria dove c'è il foro. Ok, ora aspettiamo qualche minuto che asciughi e poi incolliamo. Se non sapete dove trovare il mastice, metterò il link in descrizione dove trovare questo prodotto che secondo me è uno tra i migliori. Quindi con questo sistema possiamo riparare molte più volte la nostra camera d'aria perché ne abbiamo tanta a disposizione, quindi possiamo riparare più volte appunto la nostra camera. Quando vediamo che il nostro mastice diventa non più lucido, quindi opaco, vuol dire che si è quasi asciugato e quindi possiamo applicare la nostra pezza. Vi consiglio di gonfiare leggermente la nostra camera d'aria così è più facile l'applicazione. Ok, ci siamo, come vedete è diventato quasi opaco, prendiamo la nostra pezza e la applichiamo sopra. La schiacciamo un po' in modo che vulcanizzi. Ecco fatto. Quindi con questo sistema ecologico, perché ricicliamo una camera d'aria vecchia, abbiamo riparato più volte le nostre camere d'aria. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!